Rivolgo il mio più cordiale saluto ai rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle associazioni, ai volontari della protezione civile e soprattutto ai cittadini termolesi. Il 2 giugno del 1946, 77 anni fa, gli italiani, per la prima volta uniti nel suffragio universale, avviarono una nuova storia, sancirono l'istituzione della Repubblica, riaffermando il valore della democrazia. Una data quella odierna che in questo tempo assume un significato ancora più profondo, poiché attraversiamo un periodo che ci pone di fronte alla volontà sempre più forte di costruire insieme un futuro che possa essere privo di emergenze di tutti quei conflitti che purtroppo da anni e in questi ultimi mesi ancora di più stravolgono interi popoli. Un futuro che porti con sé le risoluzioni da attuare per ciò che attiene alle difficoltà dell'economia, alle problematiche dell'ambiente, alla fine dei conflitti di guerra, così da non creare più smarrimenti a popolazioni e coscienze. Desidero e voglio rivolgermi oggi ai più giovani, così da supportarli nella comprensione di questa celebrazione del 2 giugno. La festa della Repubblica è esortarsi a renderti interpreti dello straordinario patrimonio di libertà che proprio oggi, nel 1946, ci venne garantito. Repubblica, democrazia, Costituzione, nulla di astratto e fugace, ma quanto di più concreto, stabile, duraturo, nulla da lasciare ad un destino di fatalità, a patrimonio da diffondere, tutelare e custodire. Il gesto più nobile che ciascun cittadino compie è il diritto all'esercizio del voto. Questo è non un adempimento cui assolvere, ma uno strumento che alimenta la nostra convivenza nel rispetto di ciascuno. Il diritto al voto personale ed uguale, libero e segreto, prezioso strumento di democrazia, è al contempo un dovere che va compiuto ed assolutamente preservato da chi ancora tenta di utilizzarlo come merce di scambio, alterando le nostre volontà. L'espressione del voto deve avvenire senza alcun condizionamento. Dico ciò proprio ai più giovani, poiché per il diritto al voto attivo e passivo, che sovente diamo per assunto, e al quale spesso non riconosciamo il giusto valore, fino al 1946 non era riconosciuto a tutti. L'estensione del voto alle donne fu saggito solo con decreto governativo nel 1945 e nell'anno successivo venne riconosciuto il diritto alla eleggibilità anche delle donne. La libertà di poter scegliere con l'espressione del voto è il portato più significativo della democrazia, anima della Repubblica. È il nucleo essenziale, l'energia che la rinnova e la rafforza sempre nel tempo. Tutto questo va custodito da ciascuno di noi come patrimonio prezioso. Festeggiare il 2 giugno non è esercizio di memoria storica, ma celebrazione del futuro della Repubblica. Ma il 2 giugno che stiamo festeggiando non può prescindere dal guardare con consapevolezza al teatro crudo e violento della guerra che si sta combattendo nel cuore della nostra Europa, a poco più di 2 ore di aereo da qui. E come per i nostri padri all'indomani di quel conflitto devastante, non possiamo non riconoscere nel nostro 2 giugno di oggi la scelta netta di affermare la democrazia sulla dittatura, la libertà contro l'oppressione, la pace contro la ferocia della guerra, la civiltà immensa in uno Stato di diritto contro la tirannia. E a questi principi, a questi valori, che dobbiamo guardare e trarre forza per affrontare le difficoltà del nostro tempo, come fecero i padri costituenti che allora vennero chiamati a dare una risposta concreta ai problemi ma soprattutto alle aspirazioni di progresso della società italiana. Grazie ancora semplicemente alle donne e gli uomini che quotidianamente difendono i valori della nostra Repubblica, ognuno nel proprio ruolo, incarnandoli nel loro agire quotidiano. Viva il 2 giugno, viva la Repubblica, viva la Costituzione, viva l'Italia.